trasformare la delusione in energia. Il turno infrasettimanale capita forse nel momento migliore, dopo lo stop di San Cataldo che grida vendetta. 3 giorni per meditare su cosa non ha funzionato e riprendere immediatamente il cammino intrapreso a Caltanissetta. L'avversario di quelli temibili, ma adesso l'unica ricetta possibile è guardare a se stessi e tirare fuori tutto ciò che si ha dentro. Amici sportivi ed antisportivi, buon pomeriggio da Nico Erbaggio e bentrovati allo stadio comunale di Santa Maria La Carità. Questa è l'ottava giornata del girone I di Serie D. L'arbitro consulta i suoi assistenti, l'ultimo check prima di dare il via alle ostilità. È cominciata Pompei-Locri e poi serve molto bene Aurino che ha un po' di spazio per avanzare. Aurino se l'allunga, Aurino guarda a sinistra dove c'è De Luca, si butta dentro anche Domolillo. De Luca va all'uno contro uno, De Luca va sul fondo, De Luca il cross sul secondo palo per Di Piazza. La spizzata di un difensore, ancora Di Piazza contro cross, una deviazione e poi Vitale a cucire la trama di gioco contro St e poi dà indicazione ai suoi compagni. Si buttano dentro le mezze ali perché Aurino riceve il pallone. A destra c'è Della Pietra che potrebbe andare alla traversone. Si coordina. Parte il cross, Vitale di testa. Pallone che resta lì, Di Piazza! E sfera che termina dall'altro lato. C'è Della Pietra che chiede il pallone. Rizzo invece la gira dall'altra parte, non trovando né Vitale né De Luca. Qui Vitale strappa un gran pallone, allora attenzione perché De Luca ha un po' di spazio, c'è anche Vitale lì vicino. De Luca, traversone, dentro, troppo alto. Un'azione rugbistica, batte immediatamente De Luca per Della Pietra, attenzione perché è scopertissimo e Locri, Tomolillo sbaglia. Poi cede il pallone a Tomolillo, Vitale con una gran finta si libera e serve De Luca che può andare all'uno contro uno, poi raddoppiato. Ragiona De Luca, il tocco per Vitale fra 3 avversari, attenzione a De Luca che va giù, non c'è niente, si continua a giocare, che sta per partire dopo il fischio dell'arbitro, cercato il palo del portiere, c'è anche Tomolillo lì vicino e infatti viene servito, Tomolillo all'indietro per Rizzo e poi Tomolillo che adesso può essere liberato per il traversone, effettuato la girata! Tomolillo intercetta il pallone e allora la transizione del Pompei con Di Piazza che viene servito, si buttano in due all'interno dell'area di rigore, Di Piazza dall'altra parte, gran pallone per Vitale che incrocia con il destro sul fondo, 45esimo che scade in questo momento e l'arbitro non dà extra time, si parte in questo momento col Pompei subito proiettato in avanti, De Luca dentro per Della Pietra, allontana la rosa, fischio dell'arbitro, parte con il destro. Difficile da lì far scendere il pallone. Attenzione alla rosa che va sul fondo. Il cross basso! E qui clamorosa palla gol per il Locri. Si formano le coppie all'interno dell'area. Il cross basso. Pallone che sfila. Poi il palo incredibile ancora. E la sfera sul fondo. Ha delle caratteristiche davvero importanti in mezzo al campo, fisicità, leve lunghe, qualità, attenzione, De Luca trattenuto, calcio di punizione, è calcio di punizione per il Pompei. Il fallo è sicuramente cominciato fuori area, bisogna capire. E allora può partire Rizzo con il destro direttamente in porta, vola Donini. Bravo. Occhio intanto a questa azione, palla avanti, palla dietro, Di Piazza messo giù, attenzione perché è già ammonito Aquino, Aquino è già ammonito. Aquino è già ammonito e l'arbitro lo grazia. Prende la rincorsa per andare lungo in area di rigore. Attenzione a questo colpo di testa col pallone sul fondo. Levecque. Il tocco per Simonetta. Attenzione a Simonetta. Petta davanti a lui. Simonetta resiste anche alla carica di Vitale. Ancora Levecque. Pallone dentro. E la conclusione alta ancora di Gualtieri. Vitale. Vediamo se prova lui a scuotere i rossoblù. Anticipo di La Rosa su 5 e poi Gualtieri molto attivo dal suo ingresso in campo, pelle col sinistro, Rizzuto, il Locri però prova un ultimo attacco all'ultimo minuto, Gualtieri va sul fondo, Rizzuto con l'aiuto del palo in calcio d'angolo, Rizzuto in avanti e finisce 0-0 tra Pompei e Locri.